Sì, grazie Ministro, è stato cortese. Peccato che le opinioni che abbiamo rimangono e forse il nodo è che l'abitudine di questo paese, di questo sistema parlamentare, è legiferare sull'onda delle emergenze. Le emergenze di 2 anni fa magari erano quelle di rivedere i costi e i risparmi previdenziali. La riforma Fornero cosa fa? Trattiene i lavoratori per scaricare il servizio previdenziale l'INPS, trattenendo i lavoratori non entrano chiaramente giovani, non c'è ricambio generazionale. Voi oggi vi accorgete di questo problema, dite bisogna affrontare il problema del ricambio, sarà costosissimo perché bisogna pensare a manovre, incentivi, eccetera, eccetera. E io penso a quanti danni ancora dovremmo subire per, diciamo, quel frattempo, quel governo Monti che ha creato dei disastri. Forse il primo è la cantieristica navale italiana, che era il fiore all'occhiello di tutto il mondo, che è stata ridotta a un decimo di quello che era prima, un decimo di bilancio, un decimo di produzione. Sono arrivati i cinesi anche a fare shopping in quel settore. Legiferiamo pensando un po' al futuro, non sulle emergenze, se no facciamo pasticci come governo Monti che non sappiamo per quanto ancora dovremo pagare il dazio. Grazie.